Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di un pochino di Ragnarok, di God of War Ragnarok, ma in realtà in un discorso un po' più grande, ovvero gli aiuti non richiesti verso i giocatori da parte del gioco stesso. Infatti ho letto un articolo oggi su Multiplayer del sempre polemico Tagliaferri, che però ha le sue ragioni, in particolare su Ragnarok, ma in generale appunto su una tendenza dei giochi AAA magari, o comunque di un budget abbastanza alto, perché diciamo che hanno bisogno di vendere a più pubblico possibile, tendenzialmente uno story driven, dove ci sono degli enigmi magari, delle problematiche da risolvere, e in quel caso e in vari casi negli ultimi tempi i giochi tendono a aiutare eccessivamente il giocatore, anche quando appunto questo non è stato richiesto, e soprattutto questi aiuti non si possono togliere in nessun modo. In particolare, dato che sto giocando da ieri a Ragnarok God of War, già 7-8 ore, mi sembra un gioco veramente molto molto buono, ma ne riparleremo meglio fra un paio di giorni con una prima impressione. Una cosa però che si nota, e ho notato io stesso anche prima di leggere questo articolo, è che effettivamente è molto invasivo l'aiuto da parte sia dei compagni, ma magari anche di Kratos stesso quando si va avanti nell'avventura, che commentano sempre quello che sta succedendo, chiaramente, e va benissimo, ma purtroppo anche quando c'è un enigma. E non lasciano quasi neanche il tempo di capire cosa fare, che già c'è fondamentalmente un suggerimento. Quindi nel dialogo stesso del gioco è presente all'interno della narrativa il suggerimento più o meno forte rispetto a cosa fare per andare avanti. E la cosa incredibile, almeno in Ragnarok, ma appunto si è visto anche in altri giochi, mi ricordo che anche in Horizon, sia l'ultimo Forbidden West che anche Zero Dawn, c'era Aloy che spesso commentava quello che stava succedendo e spesso suggeriva immediatamente cosa fare per risolvere il problema. Ora, questa feature, diciamo così, può andare sicuramente verso un aiuto per la maggior parte dei giocatori, che è il target fondamentalmente di questi giochi AAA o comunque di larga scala di vendita, però secondo me dispiace parecchio quei giocatori magari vecchia scuola che semplicemente, oppure semplicemente, vogliono risolvere i problemi da soli e non vogliono nessun aiuto. Ora, in particolare in God of War, questo ultimo God of War, c'è una quantità di aiuti e opzioni di accessibilità incredibile, che è una cosa meravigliosa da tutti i punti di vista, un po' come era stato per The Last of Us Parte 2. Quindi questo è un bene. Però la questione di aiutare, suggerire immediatamente appena si arriva davanti a un qualsiasi problema, enigma, e questa cosa non si può togliere in nessun modo dal gioco, perché fa parte dei dialoghi del gioco, secondo me è un punto negativo. Io in particolare sto giocando questo Ragnarok alla quarta livello di difficoltà, 4 su 5, perché ho giocato così anche il primo, lo sto trovando leggermente più semplice del 2018 allo stesso livello di difficoltà, però è meraviglioso, appunto, poi ne riparleremo. Però questa cosa del suggerimento appena si arriva davanti a un qualsiasi nemico ambientale, non solo, che arriva istantaneamente e non mi dà neanche il tempo quasi di ragionare per risolverlo, mi sta un po' indisponendo. Però, come detto, è una tendenza che sta avvenendo negli ultimi anni. L'ho notato, anche se in maniera minore, anche in A Plague Tale Requiem. Anche lì, spesso e volentieri, c'è un commento di quello che sta succedendo, è un suggerimento quasi immediato di come risolvere la situazione. Questo toglie certamente un po' di sfida al gioco stesso, e lo trovo sicuramente eccessivo, soprattutto perché non è difficile trovare un aiuto ormai nel 2022. Posso capire che nei tempi andati era molto difficile, se si rimaneva bloccati da qualche parte, andare avanti, bisognava consultarsi con gli amici o comprare le guide cartacee, eccetera, eccetera. Ma adesso, diciamo che con YouTube e con internet è tutto molto semplice. In particolare poi nell'ambiente PlayStation, per i giochi di prima parte, addirittura ci sono tutte le schede all'interno del dashboard della console, della PlayStation 5 in particolare, dove ci sono
praticamente i video quasi dove vi dicono cosa fare per andare avanti, quindi aggiungere anche dialoghi in game così veloci nell'arrivare per suggerirti cosa fare, dove andare, come risolvere la situazione, lo ritengo effettivamente eccessivo. Come detto, lo capisco. È chiaro che il target di vendita di questi giochi è larghissimo. Tendono a vendere milioni e milioni di copie, a far giocare milioni e milioni di persone, e la maggior parte delle vendite arrivano da un target di giocatori che non è, diciamo, di alto livello, non voglio offendere nessuno, ma comunque non sono certo core player o hardcore player. La maggior parte in realtà delle vendite va sui casual player, quindi ci sta il voler assolutamente rendere le cose facili, non far bloccare nessuno, anche perché le statistiche dicono che ultimamente, negli ultimi anni in realtà, la percentuale di completamento di giochi è bassissima, spesso si è sotto il 50, il 40% addirittura, o anche il 30%, quindi spesso e volentieri non si arriva alla fine del gioco, e quindi ci sta che gli sviluppatori vogliono dare tutti gli aiuti possibili, anche quelli non richiesti, per spingere le persone comunque a finire almeno una volta il loro gioco. Però devo dire che effettivamente è abbastanza fastidioso. Non so se anche voi l'avete notato, magari in questo Ragnarok, ma come detto in svariati giochi ultimamente, soprattutto story driven, single player, con un gameplay dove è previsto risolvere enigmi. Quindi insomma, non so, fatemi sapere cosa ne pensate, perché mi sembra un argomento interessante, una cosa che effettivamente avevo notato in queste prime ore di gioco. Per quanto riguarda appunto il discutere su Ragnarok, sulle mie prime impressioni, arriveranno fra un paio di giorni, adesso ho 8 ore circa di gioco, ma ancora devo dire che sono veramente all'inizio, veramente, rispetto a quello che sarà l'avanzamento, mi rendo conto che ancora sono veramente all'inizio, quindi credo che questo gioco durerà decine e decine di ore. Quindi quando avrà un'altra quindicina di ore sulle spalle, vedrete una mia prima impressione. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere, condividetemi anche voi un po' i vostri pensieri rispetto a questo argomento. I giochi moderni, story driven, tendenti AAA, sono troppo invasivi nel aiutare? Vi dà fastidio anche a voi oppure no? Scrivetelo sotto nei commenti e ne discutiamo. Per il resto ci becchiamo prossimamente per altri video qua sempre sul gaming a 360 gradi. Noi ci becchiamo alla prossima, come sempre un salutone. Ciao ciao!